Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Come a suo tempo Merleau-Ponty scrisse Le avventure della dialettica per mostrare quelle che a suo dire erano le peripezie involutive del marxismo, così oggi bisognerebbe forse scrivere Le avventure del Movimento 5 Stelle. E ciò per tratteggiare la parabola involutivo-kafkiana che sta da qualche tempo caratterizzando un movimento, quello a 5 Stelle, che in origine era sorto per rovesciare l'ordine costituito, per porsi a tutti gli effetti come il movimento antisistemico per eccellenza. E tuttavia già da qualche tempo il 5 Stelle, da movimento antisistema, si è ridefinito gradualmente come movimento di pieno supporto per il sistema. Ciò è culminato naturalmente nella svolta che ha portato il 5 Stelle a decaffeinarsi e a tinteggiarsi di fucsia mediante l'improvvida vicinanza con il Partito Democratico e con le sinistre fucsia filobancarie, nemiche della classe lavoratrice e sempre più palesemente amiche del padronato cosmopolitico no border. Ebbene, questa parabola metamorfico involutiva si consuma adesso al cospetto del MES, il diabolico meccanismo europeo di stabilità. Il 5 Stelle aveva con forza più volte ribadito la propria opposizione a questo dispositivo, l'aveva fatto anche in ragione del fatto che il 5 Stelle si era posto con coerenza in passato come forza antisistemica e quindi nemica dell'Unione Europea, dell'euro e di tutti i suoi dispositivi, compreso il MES. Sembra però che ora la situazione sia rapidamente venuta mutando e troviamo molti esponenti, nemmeno di secondo piano, del Movimento 5 Stelle che appoggiano apertamente il MES. Leggiamo ad esempio di Trizzino che testualmente dice, come riporta Repubblica, «Sì al MES, la sanità italiana ne ha bisogno, non dividiamoci, serve buonsenso». Leggiamo inoltre, sempre su Repubblica, che Galizia, deputata e capogruppo in Commissione Politiche Europee, quindi una figura anche in questo caso non propriamente marginale, così ha affermato, virgolette, «non dicono al MES, ma i soldi bisogna spenderli bene», chiuse virgolette, è una citazione, ripeto, tratta da Repubblica. In sostanza il 5 Stelle o alcune sue figure non secondarie che in passato, ripeto, facevano parte di un movimento che era ostile al MES in quanto ostile all'Unione Europea e al suo dispositivo repressivo, liberista e nemico dei lavoratori, ebbene adesso apertamente appoggiano il MES stesso. Si potrebbe dire che sono posizioni minoritarie, certo, se non fosse che chi invece, come Ignazio Corrao del 5 Stelle, sempre onestamente e coerentemente si opposto al MES e recentemente anche votato in maniera contraria e non allineata rispetto al Recovery Fund, è stato temporaneamente sospeso dal movimento stesso. In sostanza il movimento si sta riconfigurando, gradualmente sta diventando il partito che puntella l'ordine costituito, che fa da supporto ideologico-politico al nuovo capitalismo globale e alla stessa Unione Europea che fino a ieri avversava o a questo punto verrebbe da pensare fingeva di avversare. Radioattività con Diego Fusaro.